In questo video ti mostro come utilizzare il plugin Aruba per la migrazione di WordPress. Ricorda che devi installarlo nello spazio del vecchio provider dove c'è il WordPress che vuoi migrare. Il funzionamento è molto semplice. Una volta attivato ti compare a sinistra il menu Aruba WordPress Migration Tool. Cliccalo e poi seleziona Migrazione WordPress. Inserisci il token che hai generato dal pannello di controllo del tuo dominio all'indirizzo admin.aruba.it. Ricordati che dura 24 ore. Se quando lo inserisci ti dice che è scaduto, devi generarne uno nuovo. Ora sei pronto per partire. Per avanzare devi cliccare Continua. Il secondo step controlla se il tuo sito soddisfa i requisiti per la migrazione. Se sì, puoi procedere. Altrimenti il sistema ti dice cosa fare, come ad esempio aggiornare la versione di WordPress o di PHP. Nello step 3 devi scegliere quali file o cartelle migrare. Il plugin seleziona automaticamente tutto il necessario e non consente di rimuoverlo, ma puoi aggiungere le tue cartelle personalizzate o eventuali file accessori. Non saranno migrate cartelle di cache e plugin che non sono attivi. Lo step 4 può durare a lungo perché prevede la copia dei dati. In base a quanto spazio occupa il tuo sito, può richiedere anche tanti minuti. Per prima cosa scegli se vuoi mettere questo sito in manutenzione. Questa funzione è utile per non ricevere commenti su un blog o ordini su un e-commerce mentre esegui questa operazione. Questi elementi non verrebbero migrati sul tuo dominio Aruba. Ci siamo! Comincia la copia dei contenuti del sito e del database. Ricordati di non chiudere questa finestra fino al termine dell'operazione. Anche lo step 5 può durare a lungo, per lo stesso motivo di quello precedente. In questa fase, però, se ti occorre puoi chiudere la finestra. Puoi seguire l'andamento della migrazione anche dal pannello admin.aruba.it. Al termine del procedimento, WordPress ti mostra il messaggio migrazione completata. Se invece la migrazione fallisce, devi ricominciare inserendo nuovamente il token, generandone uno nuovo se nel frattempo è scaduto. Se decidi di aspettare prima di ripetere l'operazione, ti conviene togliere il sito dalla modalità manutenzione. Se hai bisogno di ulteriori informazioni e vuoi sapere come gestire la fase successiva, puoi guardare il video correlato o consultare la guida testuale dedicata ad Aruba WordPress Migration Tool.